In attesa del 50° incontro internazionale polifonico Città di Fano, in programma dal 27 agosto fino al 10 settembre, sono diversi gli appuntamenti che caratterizzeranno questo momento tanto atteso nella città fanese e nella regione Marche. Nei giorni scorsi sono state presentate le tante iniziative già a partire dal mese di febbraio in attesa dell'incontro. La direzione artistica è stata affidata al maestro Lorenzo Donati, uno dei direttori di coro più importanti e conosciuto non solo in Italia, ma anche a livello nazionale. Parte un festival che celebra i 50 anni di cori a Fano, quindi è un festival importante che ha voluto avere una prima parte dell'anno preliminare. Normalmente il festival si svolge tra fine agosto e primi settembre, quest'anno invece, oltre a queste due settimane intense che ci saranno, e saranno proprio il 50°, abbiamo voluto inventare dei momenti preliminari. E iniziamo con una collaborazione con il Carnevale, e quindi il 20 di febbraio ci sarà un ensemble vocale dalla Val d'Aosta che farà musica del Rinascimento scritta proprio per il Carnevale veneziano. Poi avremo un coro danese il 7 di marzo, un coro di giovani dalla Danimarca che vengono a cantare. Il 1° di aprile invece il coro malatestiano farà un concerto per la Pasqua, questo è il sabato prima di Pasqua, e a San Paterniano sempre. Poi avremo invece una importante novità, un concorso corale nazionale l'11 di giugno, domenica 11 giugno, si spera di avere almeno una quindicina di cori iscritti per una giornata di cori che sono in competizione per 4 premi in 4 categorie differenti, e questa prima parte dell'anno si conclude con un progetto collegato alla Festa del Mare, che è il Canto del Mare, che è un'opera scritta da vari autori a livello musicale per proprio il coro malatestiano e dedicata alla Maria Risorta di Grimaldi, quindi un romanzo che parla di Fano e che parla della povertà e dell'Ottocento, il rapporto col mare in quest'epoca. Le location dell'appuntamento finale tra agosto e settembre verranno comunicate nei prossimi mesi, ma tra queste sicuramente c'è la Basilica di San Paterniano. Seguiranno poi diverse attività formative con l'Accademia Europea per Direttori di Coro, curata da Feniarco, e il laboratorio organizzato dall'ARCOM, poi i corsi I Love Ut Choral Academy, fino ad arrivare ad una maratona corale con la partecipazione di circa 50 cori. I dettagli sono riportati sul sito coropolifonicomalatestianofano.com. L'iniziativa è stata presentata all'interno del Comune di Fano, che sostiene l'evento. 50 anni si raggiungono quando c'è determinazione e qualità, e vorremmo che questa determinazione e qualità fosse contagiosa in una città come Fano, che ha grandissimi punti di cultura alti, grandissimi eventi, e dovrà magari imparare ad essere sempre più corale, a fare sempre più rete. Il coro polifonico quest'anno con i suoi 50 anni si apre ancora di più a tutti gli altri eventi della città. Sarà un incontro molto importante che vedrà la collaborazione all'interno del territorio, all'interno della città, ma anche una collaborazione aperta a tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Quindi assolutamente un incontro e un anniversario da non perdere.